Massimo Ghini ha presentato Delitti Rock qui a Prietalia ed è veramente in perfetta forma Massimo, tanto vero che sembri proprio una rock star. C'ho gli occhiali da sole, se no me li mettevo, come... che è la cosa che invidio di più ai cantanti, è quella che 24 ore al giorno possono portare gli occhiali e nascondere qualunque magagna. No, la forma la voleva, diciamo, anche l'argomento di per sé, nel senso quando si affronta qualcosa di rock bisogna essere in qualche maniera anche rock. La seconda puntata viene dedicata a Michael Jackson e Elvis Presley. Cosa avete trovato che non sapevamo già di questi due grandi del rock? Ma diciamo che la parte, quella che anche a me è interessato più di tutti, è la lunga intervista che viene fatta all'avvocato di Michael Jackson, che indubbiamente è quello che dà informazioni veramente, credo qualcuna anche un po' inedita. Il mio interesse poi è quello del pubblico normale, io quando vedo le cose sono uno del pubblico, spero che susciti, come ha suscitato in me, lo stesso interesse. Senti Massimo, però tu sei soprattutto un attore di cinema, di fiction, sei imprestato adesso alla televisione, cos'è, la televisione in crisi aveva bisogno del cinema o è il cinema in crisi ha bisogno di che cosa? Io non ho mai voluto vivere, non voglio vivere la vita come uno specializzato, odio l'idea di essere specializzato in qualche cosa, la mia vita è la vita di un artista, di una persona da sempre molto curiosa, di una persona che riesce a rovinarsi la vita proprio perché ha 10.000 interessi. Io sono stato presidente di un sindacato, consigliere comunale a Roma per 5 anni, faccio il teatro, il musical, il cinema impegnato, la televisione, il teatro, io mi appassiono dei progetti. Tu sei un attore soprattutto di cinema, ami il cinema, com'è la situazione del cinema italiano adesso? Questa è la domanda più difficoltosa in questo momento, perché bisogna cercare di essere diretti e chiari per le persone che ci ascoltano. La situazione è drammatica, è figlia di una situazione che è difficile da tantissimi anni. Oggi la realtà è ancora più drammatica perché insomma la volontà precisa da parte del governo di non seguire, di non alimentare nessun tipo di strategia, diciamo, industriale nel campo cinematografico ha fatto sì che ha ridotto, ma più che sulle ginocchia, ha disteso, ha quasi ucciso per certi versi il cinema, perché il cinema non trova la possibilità di finanziare in particolare i giovani, in particolare quelli che hanno bisogno di cominciare, di tirare fuori talento, di dare possibilità a persone che vogliono e pensano all'idea di un cinema, di farne la loro vita, di cominciare ad esprimersi. Ecco, fare come è stato nella stagione più bella del cinema, che non so, la Titanus che produceva i film di Totò, poi produceva il Gattopardo. Ecco, se riuscissimo a ritornare a questo, io penso che faremmo bene non solamente al cinema, ma proprio alla cultura italiana.